Ma adesso passiamo agli atleti importanti, ovvero Edoardo Scotti. No, davvero, sono io mi scelgo con... alla fine, se intervisto spesso te, fatta la tara col fatto che ultimamente ero veramente poco attivo o da altra gente, è perché siete simpatici e alla mano e... gli unici magari che mi rispondono, ma a parte questo dettaglio sono veramente contento di fare anche con quel pugno di persone che sono collegate in questo momento. Mannaggia, magari la live alle 7 non è una grande idea, però è molto bello e divertente parlare con te. Quindi torniamo un attimo a te. Quindi è passato qualche anno dal periodo della tua esplosione, che possiamo dire ha culminato nel 2019 con la famosa vittoria ai campionati mondiali under 20 di Tampere, no? La 4x400. 18? Quanto tempo è passato, ragazzi? Quanto tempo è passato? Comunque, comunque sia, poi c'è stato il consolidamento 2019-2020, quando già si speculava sul tuo sotto 45 secondi. Mi ricordo che nel 2020, in un Golden Gala comunque un po' martoriato per il Covid, avevi dato delle impressioni incredibili. Cioè, a me mi è piaciuto tantissimo quel 400 metri corso in quella stagione un po' fantasma, però insomma hai mostrato grande personalità. E ora appunto ti chiedo, quello che è successo negli scorsi 4 anni, cioè se ti reputi cresciuto anche dal punto di vista mentale, se hai, come dire, qualche, non dico rammarico, però sa, qualche valutazione di questa prima parte di carriera, se hai qualche asso nella manica, insomma, cos'è che ci racconti, Edo? Allora, diciamo che la mia carriera la posso riassumere fino a qua con una prima parte molto intensa, molto veloce, in cui comunque finché sono stato nella parte giovanile, all'under 20, under 23, cioè penso di essere uno dei ragazzi che ha vinto di più nella storia d'Italia a livello giovanile, e è andato tutto bene, insomma. Ho fatto tante belle cose, e poi fino a quel Golden Gala nel 2020, che poi prendiamo anche il 2021 come anno buono, diciamo che da che quello è stato un anno fantasma, perché il Covid ha martoriato un po' l'atletica, i meeting e le cose, gli anni dopo, almeno i due dopo, ha martoriato me personalmente il Covid, e sicuramente ho fatto un po' fatica nel 21 e nel 22, emerge soprattutto nel 22, perché nel 22 stavo molto molto bene, forse come non sono mai stato. Mi sono beccato due belle mazzate di Covid tra marzo e direttamente ai campionati mondiali a Eugene. E insomma, quindi quello mi ha fatto un po' faticare. Poi l'anno scorso in realtà sono... quindi prendiamo stagione 2023, quindi forse due stagioni fa, insomma. Quell'anno lì ero un po' in ripresa, ma ho fatto anche molti periodi fermo con la schiena, perché ho un problema alla schiena, mi bloccavo spesso, tipo colpi della strega, eccetera. Poi con accertamenti ho capito che avevo una protusione. Arrivato a Budapest, poi ai mondiali, diciamo che 3 settimane prima, era il periodo Ferragosto, 2 settimane prima c'era un raduno, mi sono fatto male in raduno, quindi sono partito dopo e non ho fatto titolare nella mista, ma sono arrivato solamente in condizione per poter correre la staffetta maschile. Quello è stato un anno veramente pesante, forse il peggiore che abbia mai avuto, siccome arrivavo già da un anno non bello, 2022, fermato per cause sfortunate. 2023 non so bene cosa non abbia funzionato, ma cioè non ne potevo più. E poi invece il fine 2023, quindi inizio della stagione per il 2024, ho incominciato a fare delle punture di ozonoterapia, dalla quale sono reduce da 2 ore fa, che sono tornato da Brescia, che ho fatto un'altra puntura, e ho fatto 4 punture l'anno scorso, mi sono messo a posto con la schiena e non sono stato praticamente più fermo, se non un problemino prima delle Olimpiadi, ma nulla di particolarmente serio, l'adduttore. E infatti quest'anno qua è uscita una buona stagione, non ho gareggiato nel mio momento migliore, insomma, che penso fosse stato luglio, insomma, il post campionati italiani, dopo aver fatto 45-28 comunque stavo molto bene, ho fatto degli allenamenti veramente interessanti a Predazzo, in raduno, eccetera, e adesso in realtà sono molto fiducioso, perché è da fine 2023, quindi da quell'inizio di stagione scorsa, che dico, quest'anno qua, inteso come quello appena passato, sarà un anno di costruzione in cui starò bene, in cui farò sicuramente belle cose, ma l'anno clou secondo me sarà il 2025, perché a patto in cui non mi fossi fatto male, cosa che non è successa fino a qua,
sarebbe stato il primo anno di ripescarmi, insomma, farmi ripartire, quindi senza preparazione invernale in pratica. E adesso invece ricomincio la preparazione invernale stando bene, con tempi ancora interessanti, in velocità non sto male, aerobicamente non sto male, forza posso migliorare qualcosina. Quindi insomma quest'anno qua sono fiducioso, perché se incomincio con una buona preparazione invernale farò comunque qualcosa a livello indoor, non chissà che roba, ma qualcosina farò. E poi farò una seconda preparazione per le outdoor, nelle quali onestamente c'è... ho alte aspettative quest'anno, poi vediamo, oh, magari certo, sarà certo il momento di ritoccare quel PB o toccare quel sotto 45, chi lo sa. Vado per essere scaramantici, quindi, però l'hai detto tu, quindi ormai diciamo ti sei fregato da solo, dovevi dire no, punto a scendere sotto i 50 secondi, così eri a posto. No, 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 no. Anzi, c'è anche un altro muro che mi piacerebbe buttare giù, se ne avrò la possibilità, con anche qualche meeting, di trovare la gara magari nel momento giusto, così via. Mi piacerebbe anche fare il mio primo 500 ufficiale in gara.